Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzio, che logicamente diventerà un canale di prima eccellenza e di prima qualità su tutto quello che riguarda il mondo di YouTube. Oggi vi voglio portare in risalto una notizia, diciamo, che per me mi è lampata agli occhi, di quello che è il contrasto del mondo dei killer. Sì, bene, parliamo del mondo dei killer. Quello che vi voglio dire è che un ragazzino di 19-20 anni all'incirca dell'Ohio ci ha insegnato con che dignità mostrarsi davanti a un giudice che gli sentenziava ben 3 ergastoli per 3 omicidi, più compreso un ragazzo che l'ha mandato in sedia a rotelle per tutta la vita. Sì, lui è andato lì in aula con la maglietta, togliendoci la camicia, con la bella maglietta scritta con un'iposca killer, ragazzi, e logicamente ha sorriso davanti alla faccia dei familiari delle vittime e l'ha pure presi per il culo con dei gestacci, logicamente il tutto beffandosi dalla giustizia, perché lui quello che gli importava è che quel fatto l'ha voluto fare me ne fregandosi delle conseguenze, perché lui voleva uccidere, ok? E non se ne vergogna con se stesso, perché era quello la sua manifestazione di volontà, ok? Ne paga le conseguenze, che per lui non è un pagare, sta in una bella cella recluso per tutta la vita. Questo, ragazzi, ci insegna, perché nel nostro mondo italiano, anche davanti alla giustizia, siamo dei bugiardi, siamo dei farlocchi, siamo persone che cerchiamo sempre la convenienza di noi stessi, mentendo a quello che noi facciamo con le nostre azioni. Anche in quei casi, in maniera lampante, neghiamo la situazione evidente che c'è. Quindi si provoca la signorina Erika e Omar, che ammazza la madre e il fratellino e va in comunità poretta perché non sta bene con se stessa. Abbiamo la situazione di Meredith Kercher, da Amanda Knox e Raffaele Sollecito, che riescono attraverso un inciuccio di tribunale in corte d'appello a lasciare Rudy Gay, che è complice di un loro delitto, in galera per 30 anni col patteggiamento a rito abbreviato, e loro in vacanza a scrivere libri e film. Logicamente questo noi abbiamo, il nostro frutto, ecco quello che facciamo. Oppure quell'altro matto che ha ammazzato la Claps, non mi ricordo più come si chiama in Inghilterra lì, Frigerio, quello che era. Logicamente è il matto della situazione anche lui. L'hanno preso, l'hanno pescato e dicono che è psichiatricamente invalido, logicamente. Queste sono le situazioni che noi abbiamo nella nostra Italia. Poi dire Scattone, un altro che ha ammazzato un'altra mente e ha fatto l'omicidio perfetto con la sua pistola e non è andato mai in galera. Si è preso la tesi di laurea e quant'altro, logicamente. Vi posso riempire i libri di queste persone che hanno nascosto le mogli, hanno seppellito, naturalmente dopo 10-12 anni puliti ne escono per problemi psichici, per incapacità di intendere e volere, perché naturalmente è un drogato, perché naturalmente è una persona instabile a livello di vita e magari incensurato, vabbè, va capito, perché l'ha fatto in un attimo di follia, in un attimo di premeditazione. La nostra legge fa acqua dappertutto. Sto ragazzino di 20 anni non ha contestualizzato che quello che è, se fa 3 ergastoli, non ha chiesto nessuna riduzione di pena, ha detto datemi quello che cazzo vi pare, che tanto io l'ho ammazzato perché sono felice di ammazzare. E il contorno della serata, ve lo devo dire, la famiglia Misseri, che non si sa chi l'ha ammazzata sta povera ragazzina, ma logicamente la madre l'avrà impiccata, la Fiola l'avrà impiccata, uno l'ha tenuta e il nipote ha soccorso nell'impiccagione e poi ha chiamato al marito, al padre, per portarla ante il pozzo. Il fioraio ha avuto le visioni di vedere che andava la piasta Fiola per strada perché gli era fuggita da casa. Qui siamo in presentazione di una famiglia Adams, che non si sa nemmeno io se veramente il carcere è il posto adatto a queste persone. Io queste butterei via le chiavi in OPG, manicomio criminale, che fra un anno lo voglio chiudere. Invece no, io li chiuderei lì, perché logicamente sono insani di mente, e qui glielo dico tutto, perché logicamente, però l'insanità di mente è che nell'OPG viene curata in maniera abbastanza tosta. Questo, ragazzi, io voglio dire. Allora, la nostra legge vale o non vale? È meglio quella di occhio per occhio e dente per dente, che forse funziona di più, oppure vogliamo dire che la nostra giustizia funziona e non fa acqua? Vedete voi quello che volete dire e quello che volete manifestare nella vostra arguzia, nella vostra mente. Voglio commenti numerosi sempre sul mio canale, ragazzi, e io, come sempre, nel vostro ascolto vi porto la notizia risalto dalla mia Senigallia. Salve, ragazzi.